L'onorevole Bersani ha rivolto un invito al presidente Monti a riconsiderare la situazione lombarda. Lei cosa risponde su questo? Beh, l'invito ci è stato rivolto prima dalla parte opposta, con quasi le stesse parole: facciamo perdere qualcuno invece che fare guadagnare, come vorremmo noi, i cittadini che si sono rifugiati nell'astensione perché non trovano un'offerta politica di persone credibili e di programmi lineari e coerenti, e invece noi siamo qui proprio per questo. Forse è la vecchia politica di destra o di sinistra che rifiuta il nuovo che modestamente pensiamo di rappresentare. Ecco, a riguardo invece dell'inchiesta, il nuovo filone sul rimborsi spese di Regione Lombardia, ecco, in particolare il Movimento Lombardia Civica ha preso una precisa scelta sulla scelta dei candidati e non solo. Sì, noi abbiamo un codice etico, meglio una lettera di intenti, ma è l'equivalente del significato che dicevo prima, che impegna tutti i candidati a rispettare regole rigorose nell'amministrazione dei propri fondi, nella trasparenza del proprio reddito e di come spendono anche i contributi che dovessero arrivare dal finanziamento pubblico dei partiti o dei gruppi. Oltre a ciò si impegnano a dimettersi dai loro incarichi e ad accettare la regola dell'incandidabilità nell'ipotesi in cui abbiano subito delle condanne o un rinvio a giudizio per reati particolarmente infamanti e pericolosi, come l'associazione a delinquere con riferimento alla criminalità organizzata e altri fatti del genere.